Siamo pronti a partire con le nostre analisi. Allora io saluto e do il benvenuto al nostro primo ospite, Andrea De Gaetano. Ciao Andrea, buongiorno. Buongiorno a te Valentina, grazie mille per l'invito, buongiorno a tutti. Ecco, ti sento molto in lontananza. Adesso cerchiamo un attimo di perfezionare il collegamento. E Andrea, ecco, naturalmente la prima riflessione riguarda l'andamento dei mercati che, come abbiamo detto, insomma, in questa settimana e soprattutto in questa giornata, in questa apertura di giovedì, dimostrano qualche segnale di brillantezza, ecco, di positività, anche se incombe, come sempre, la decisione poi delle banche centrali. L'abbiamo ribadito più volte, i veri market mover del mercato, soprattutto con la battaglia dei tassi di interesse che infuria soprattutto sulla BCE. E io voglio, ecco, interrogarti innanzitutto su questo, perché la Lagarde è stata molto molto netta, ha detto in realtà noi continueremo ad alzare i tassi per riportare l'inflazione al target del 2%, e in alto i tassi di interesse ci rimarranno per tutto il tempo necessario. Quindi parole molto decise, probabilmente una Lagarde così decisa non la sentivamo da un po', o addirittura non l'avevamo mai sentita. Ti chiedo, è la medicina giusta per l'Europa? Allora, diciamo che in questo caso la medicina potrebbe essere non piacevole da prendere, però credo che, non, che debba essere considerata come necessaria, visto che comunque abbiamo dei livelli di inflazione molto più elevati dei tassi di interesse che ci sono in questo momento, e quindi il tema è appunto, stanno finalmente. Secondo me, tornando, i conti tornano alla fine, nel senso che se c'è un'inflazione che è molto più elevata dei tassi di interesse, è normale sentire che la BCE richiami gli investitori, richiami i mercati all'importanza di un riallineamento almeno parziale dei tassi, che peraltro dal 2008-2010 rimangono assolutamente più bassi del livello di inflazione. Ovviamente adesso è salita l'inflazione, salgono anche i tassi, però a mio avviso è importantissimo ricordare il fatto che dal 2008-2010 ha iniziato a verificarsi questo fenomeno di stati che pagano i bond meno del tasso di inflazione. Quindi siamo probabilmente rimarrà così ancora per un po', però è un qualcosa che è assolutamente innaturale e distorto. Quindi, questo, secondo me, da un punto di vista dell'azionario, spiega anche la resilienza dei mercati, proprio perché, nonostante finalmente ci siano dei rendimenti nominali positivi sui bond, abbiamo comunque un effetto inflattivo che si mangia il capitale. E quindi questo spiega il perché gli investitori si buttino sull'azionario. Certo, ecco, a proposito appunto della strategia della Banca Centrale Europea, si è espresso anche Visco in settimana e ha buttato sul piatto delle riflessioni interessanti. Adesso cerchiamo un attimo di analizzare insieme le sue parole. Innanzitutto ha citato, ecco, una strategia comunicativa, ha detto che in realtà bisogna migliorare sul piano della comunicazione le mosse della BCE, perché stanno dando messaggi troppo duri e spaventano anziché accompagnare. Condividi, ecco, questa visione di Visco? Ma direi di sì, nel senso che Lagarde fin dall'esordio non è stata fortunata nella comunicazione, cioè non ha avuto una comunicazione market friendly, questo è abbastanza noto negli operatori di borsa. Abbiamo visto appunto all'inizio, era rimasta famosa quella frase: non sono qui per chiudere gli spread, poi invece diciamo una retromarcia netta. Poi c'è stato un sostanziale ritardo nel rialzo dei tassi. In questo momento dalla comunicazione appare un tono forse eccessivamente aggressivo. Quindi, a mio avviso, la comunicazione di Lagarde nella maggior parte dei casi no, non è ben intonata, quindi sono assolutamente d'accordo.
Ecco, però ecco, visto appunto che è tornato a parlare in realtà dopo un paio di mesi di silenzio, beh, anche lui nella famosa battaglia dei tassi si è schierato appunto per un approccio più morbido da parte della BCE. Ora, diciamo, mantiene naturalmente la sua idea di base, però dice, ecco, nonostante la BCE non voglia modificare, ecco, questo approccio da falco, questo approccio aggressivo, comunque l'Italia potrà uscirne bene. Ecco, soprattutto non solo l'Italia, ma anche a livello europeo, e qui le voci si moltiplicano, lo spettro della recessione potrebbe pian piano allontanarsi. È effettivamente così? Cioè, questo inizio di 2023 ci porta ad essere più positivi sul piano della ripresa economica, nonostante appunto gli interventi delle banche centrali? Ma allora, io devo dire la verità, ho molti punti di domanda, cioè non sono così fiducioso nel fatto che la recessione non venga. Quello che si respira in questa fase, cioè sono continui cambi di direzione abbastanza da parte sia delle banche centrali, sia degli operatori, sia di grosse banche di investimento. Faccio un esempio, quello di Goldman Sachs, ma anche JP Morgan, che l'ottobre scorso era molto cupe e parlavano appunto di catastrofi economiche, e poi nelle ultime giorni, per settimane, giorni, quest'anno hanno iniziato a fare anche loro marcia indietro, vedendo un rallentamento economico e riparlando a quel punto di soft landing. Allora, da un punto di vista oggettivo, quindi quello che vediamo è che tutto sommato le trimestrali stanno uscendo meglio o meno peggio delle attese, quindi questo è un fattore positivo. Rimane secondo me un fattore positivo il fatto che le banche centrali, nonostante l'inflazione alta, tengano i tassi molto più bassi, e questo è un evidente segno di voler aiutare l'economia, di voler aiutare i mercati. Quindi c'è comunque, nonostante adesso si parli di banche centrali falco, in realtà chiaramente danno messaggi fastidiosi, che spaventano, ma non sono per niente falco, nel senso che se dovesse essere falco la BCE, dovremmo avere i tassi al 12%. Quindi diciamo che in passato è sempre stato così. Quindi il fatto che abbiamo dei tassi che sono molto più bassi del livello di inflazione, secondo me, è già un segnale friendly rispetto a livello sostanziale per i mercati. Io quello che, diciamo, che temo è il fatto che questa è un po' la comunicazione, e poi questo sostanziale ritardo rispetto all'inflazione, che è molto elevata, possa generare dei problemi. E la cosa certa, secondo me, è il fatto che questi problemi, il rialzo dei tassi comunque che c'è stato, ma che è minimo rispetto all'inflazione, ha già creato dei problemi ovviamente a chi ha mutui o finanziamenti a tassi variabili. Abbiamo visto una sfilza di licenziamenti sia in Europa cioè soprattutto nelle grosse compagnie, pardon, in statunitensi. Vedremo cosa succederà in Europa. Per cui diciamo che stanno iniziando adesso a esserci, secondo me, i primi sentori di un'economia che rallenta. Oggi pomeriggio vedremo anche il prodotto interno lordo americano, Sì. vedremo gli ordini dei beni durevoli, le vendite di nuove case, quindi una serie di dati che ci daranno un'ulteriore informazione sullo status quo. Però ecco, la cosa che abbiamo visto è che certamente, nonostante l'economia americana sia ancora in espansione, nonostante appunto alcune letture dei PMI sotto 50 che invece indicano già recessione, vediamo comunque che è in dubbio, ci sono indubbi segnali di rallentamento. Quindi da un punto di vista, secondo me è abbastanza presto ancora per prendere una posizione netta e dire la recessione ci sarà o non ci sarà, e quanto sarà profonda. Io sono però abbastanza dell'idea che la recessione ci sarà, e che il rischio è che sia più profonda di quello che si teme, e soprattutto di quello che stanno apprezzando i mercati. Sì, no, infatti perché i mercati, appunto, l'abbiamo detto, stanno reagendo bene, forse perché sono preparati un po' allo scenario anche che sta per verificarsi, e soprattutto sono anche già un po' preparati rispetto alle mosse, l'abbiamo detto, della BCE e della Fed. Per quanto riguarda la Fed, ecco, ti riporto anche le parole di Janet Yellen che nel suo viaggio in Africa ha detto che in realtà riscontra dati molto positivi dal mercato del lavoro, sempre estremamente
relativamente solido, così come ci sono dati positivi sull'inflazione che negli States è calata dal 9% al 6,5%, si è detta ottimista. Ecco, queste parole sono state interpretate come il segno di una linea più morbida, almeno dall'altra parte dell'oceano, con un rialzo previsto di soli, tra virgolette, 25 punti base. Sarà così secondo te? Ma allora, secondo me sì, in realtà, secondo me penso proprio che sarà così, quindi saranno 25 punti base. Quello che dico è il fatto che effettivamente i tassi si stanno comunque alzando, come dicevo, sono comunque banche centrali storicamente accomodanti, nel senso che tengono i tassi più bassi dell'inflazione. Bisognerà capire poi in realtà, dato che molti indicatori hanno un ritardo sul mercato, quindi anche quello dell'occupazione, piuttosto che anche il dato del PIL, è come guardare lo specchietto retrovisore, quindi ora i dati sono stati meglio o meno peggio delle attese. Poi bisognerà capire, guardando avanti, se continueranno a essere così, oppure se effettivamente, come dicevo, faccio l'esempio di questi licenziamenti come quelli di Google, per esempio, che sono stati annunciati nelle scorse ore, daranno un impatto poi sull'economia, che secondo me ci sarà. Ovviamente poi leggiamo le headline sui titoli più importanti, ma anche altre aziende stanno chiaramente riducendo il personale. Questi sono i primi segnali di un'economia che si indebolisce, quindi guardando avanti certamente, ecco, sembra meno grave di quello che si temeva a ottobre, dove c'è stato un eccesso di pessimismo, però secondo me, ecco, è ancora presto per dire. No, certo, ecco, non dobbiamo sbilanciarci dall'altro lato, adesso essere forse eccessivamente ottimisti, trovare il giusto equilibrio, non semplice in questo momento. Andrea, come vedi, noi parliamo spessissimo, insomma, di mosse delle banche centrali, di strette monetarie, di costo del denaro, ma questo è inevitabile. Però ti chiedo, ecco, se forse non siamo eccessivamente fissati su un solo target e se stiamo invece sottovalutando magari qualche altro elemento che invece è importante. Non so, ti chiedo ad esempio che cosa sta succedendo in Cina, l'economia cinese, ma potrebbe essere anche altro. Ecco, quali sono gli altri elementi oltre alle banche centrali che non stiamo considerando sufficientemente? Ma allora, diciamo che in realtà le banche centrali sono un elemento, l'altra parte sono le trimestrali. Sì. Chiaramente c'è il fattore geopolitico, che appunto anche questo rimane comunque una carta jolly, nel senso che abbiamo visto comunque grande incertezza anche sulle previsioni della guerra, sensazione che a un certo momento la guerra volesse finire o comunque ci fossero aperture da parte degli USA, e viceversa adesso sembra quasi che ci sia l'escalation con relativi rischi, quindi il fatto che effettivamente l'invio, ad esempio, e un cambio di direzione da parte della Germania nell'invio di carri armati all'Ucraina, chiaramente è un qualcosa da monitorare con molta attenzione, perché da un lato potrebbe far finire la guerra prima, dall'altro lato potrebbe generare delle reazioni esasperate invece da parte dei russi, quindi anche questo secondo me è un fattore da tenere presente. Poi c'è il tema, certamente c'è il tema cinese, dove anche qui secondo me ha giocato un fattore positivo nel sentiment degli investitori, sapere che il lockdown la politica zero Covid è stata interrotta da parte di Xi Jinping, e quindi anche questo ovviamente ha ravvivato le speranze per un soft landing anche nel resto del mondo. Quindi ricordiamo l'economia cinese, seconda economia mondiale, quindi sapere tutto chiuso faceva paura, viceversa adesso abbiamo visto anche una delle riprese più forti è stata proprio quella del mercato cinese, per cui diciamo che gli elementi da considerare sono molti. Certamente a mio avviso la Cina dovrebbe aver toccato il punto di minimo, sta sostanzialmente provando a aver segnato un minimo, e quindi anche qui potremmo vedere della volatilità, ma non credo che vedremo minimi più bassi rispetto a quelli che ci sono stati alla fine dell'anno scorso. Chiaramente, ecco, anche lì il tema è molto complesso, perché riguarda sia l'immobiliare sia appunto gli sostegni monetari da parte del governo, sia ovviamente tutto il discorso invece dell'andamento appunto del ritorno dei consumatori sul mercato, dei consumatori cinesi, che fino a poco tempo fa effettivamente erano abbastanza segregati con continui lockdown. Chiarissimo, ecco, beh, abbiamo capito insomma
che la situazione, il quadro rimane estremamente variabile. E proprio, ecco, in un quadro del genere, ti chiedo Andrea, nella costruzione di un buon portafoglio per questo anno, per il 2023, come ci dobbiamo muovere? Ecco, c'è qualche consiglio diverso che si potrebbe dare rispetto al 2022 oppure la strategia rimane più o meno quella? Ma allora, diciamo che nel 2022 sono stati toccati dei minimi molto, molto importanti. Col fatto che l'inflazione rimane alta, io comunque rimango investito su singoli titoli e poi cerco di andare. La cosa che si è notata, secondo me la cosa importante da notare, è la grossa dispersione di performance tra vari settori. Cioè, l'anno scorso è andata molto bene l'energia e sono andati molto male tech. E con cosiddetti consumer discretionary, quindi i titoli legati al consumo, quindi le occasioni vanno cercate su singoli settori, su singoli titoli. Credo che appunto ci sia, potrebbe esserci una sorta di rotazione appunto dal settore energetico al settore, in parte al settore tech, abbiamo visto un forte recupero del tech, in parte al settore del consumer discretionary. Rimane secondo me, ecco, l'altra cosa che faccio è viceversa quella di andare a coprirmi con delle posizioni short su indici, cosa che sto già facendo anche in queste ore, proprio perché quello che abbiamo visto è stato un andamento molto, molto positivo in questa prima parte d'anno in maniera quasi eccezionale, perché performance che hanno sfiorato il 9% sull'Europa da inizio anno sono cose che normalmente il mercato può fare in un anno, invece le ha fatte in meno di un mese. Quindi mi aspetto comunque fasi correttive, credo che comunque sarà molto importante mantenere, cioè credo che la volatilità non mancherà nemmeno quest'anno, forse ecco, non mi aspetto un qualcosa così ampio come l'anno scorso, però continuerà a esserci, quindi io credo che sia sempre opportuno da un lato fare delle strategie abbastanza incrociate, quindi una parte long e una parte di copertura. Sulla parte bond, appunto, dei recuperi ci sono e anche qui è un settore molto molto delicato, nel senso che non, questa confusione che c'è sulle banche centrali rischia di durare e quindi creare volatilità anche sull'obbligazionario, dove sono abbastanza, diciamo, in questa fase sia bond a scadenza abbastanza corta, quindi entro l'anno. Per la gestione del monetario, sia bond più lunghi nell'ottica di un possibile rimbalzo della parte lunga che in parte c'è stato, però ecco anche qui mantengo un'ottica di trading proprio perché questo incrocio di banche centrali che non si capisce bene cosa faranno, inflazione che rimane più elevata e anche andamento economico con grossi punti di domanda fa sì che la volatilità rimanga elevata. Quindi a mio avviso ecco c'è una parte core di portafoglio. Ecco, una cosa che ci tengo a dire è questa, che mentre quando l'inflazione era zero, tenere i soldi cash poteva essere una soluzione per chi non voleva rischiare, adesso piuttosto comprarsi anche bond di alto rating, quindi proprio investment grade e di alto rating, però diventa quasi obbligatorio, nel senso che almeno per tamponare l'effetto inflattivo. Quindi Chiaro. in questa fase, ecco, la cosa che sto facendo è anche la parte che si può definire cash, nel senso gestione della liquidità, ma sto investendo proprio per tamponare l'effetto inflattivo. Ovviamente la gestione cash rimane entro l'anno come tipo di scadenze, e la parte invece di investimento più strategico rimane comunque soggetta ad attività di trading proprio perché non è più come diciamo prima del 2008 in cui i bond diciamo, si muovevano relativamente poco. La volatilità è alta proprio perché abbiamo questa distorsione legata alle decisioni delle banche centrali in cui abbiamo il tasso di inflazione più alto del rendimento dei bond. Questo, secondo me, strutturalmente è una cosa che sta rimanendo negli ultimi 14 anni così, e continua a creare una volatilità che prima non era tipica dei bond, era molto più ridotta. Chiarissimo. Ecco, Andrea, ultimo spunto. Ci arriva in realtà da un nostro telespettatore che ci ha scritto sulla nostra live chat del canale YouTube, Alberto, che ringrazio, e dice: ci sono delle motivazioni geopolitiche rispetto al recupero dell'euro sul dollaro? Ma allora direi che sì, nel senso che beh, diciamo più che geopolitiche direi c'è cioè il tema energetico, quindi il prezzo del gas che è tracollato, quindi da area 9,5 a area 3, questo secondo me stempera il tema di una recessione più severa in Europa,
E questo ovviamente è un qualcosa che è stato benvenuto dall'euro, che si è rafforzato. Quindi prima c'era uno sbilancio nei confronti del dollaro anche per un fattore geopolitico, quindi il settore tema guerra, tema approvvigionamenti energetici. L'America era sostanzialmente indipendente dal punto di vista energetico, l'Europa no. Quindi il fatto di vedere un governo mite, in realtà stati che si sono organizzati per supplire alla carenza di gas, fa sì che in questo momento il prezzo sia tracollato e quindi le paure che c'erano prima adesso sono molto più lievi, e questo è un punto. E l'altro punto ovviamente è quello di nuovo legato alle banche centrali, quindi una BCE che è rimasta indietro, quindi adesso alzerà i tassi, e viceversa sembra quasi che la Fed voglia fermarsi. Chiarissimo, chiarissimo. Io ti ringrazio davvero Andrea per la tua analisi. Ci ritroviamo naturalmente settimana prossima, settimana cruciale perché ci saranno appunto le riunioni di Fed e BCE. Avremo i dati ufficiali rispetto appunto ai tassi di interesse e quindi molto di cui discutere, di cui parlare. Grazie ancora per il tuo intervento. Grazie a voi e a Grazie.